scarpa sogni. Nel mio caso l'ho realizzato per la mia bambina, quindi diciamo è un po' sulle tonalità, come vedete, del rosa e dell'ocra. Quindi vediamo subito i passaggi. Per realizzare il mio scarpa sogni vado ad utilizzare un vecchio centrino, un telaio da ricamo. Se non ce l'avete, non preoccupatevi, potete utilizzare una struttura in ferro, quindi anche realizzarla con del filo di ferro, dei fiori di tessuto e della passamaneria. Come primo passaggio vado ad aprire il mio telaio, vado a posizionare la mia passamaneria, vanno benissimo dei nastri di qualsiasi tipo, quelli che avete, anche merletti, e li applico nella parte bassa, creo un'asola, faccio passare il filo al di sotto e tiro. Vi faccio vedere il passaggio. In questo caso uso del tulle, lo piego a metà, lo posiziono sopra e faccio passare il filo attraverso l'asola che si crea e tiro verso il basso. Questo è quello che dovete ottenere. Continuo così, vado ad inserire altri nastrini. Ecco qui, ho inserito 7 fili e ora vado a sistemare un po' le lunghezze. Non è necessario che abbiano tutti la stessa lunghezza, anzi. Vado ora a posizionare dei fiori finti. Li faccio girare intorno al telaio. Riprendo l'altro pezzo del mio telaio e vado a posizionarci sopra il centrino. Apro al massimo il telaio e vado a fermare il centrino all'interno. Prima di chiuderlo posiziono bene tutti i fiori e i nastrini. E ora posso chiudere. Ed ecco qui il mio risultato finale. Sapere con un commento qua sotto che cosa ne pensate. Se ovviamente lo realizzate anche voi, fatemi ovviamente vedere il vostro progetto utilizzando l'hashtag Dai IP Witch sia su Facebook che su Instagram. Vi ringrazio come sempre per aver visto questo video, che spero vi sia utile, e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!